Benvenuti amici, io sono Salvimpos, oggi siamo alla Domenica Horror con Krampus The Christmas Devil. Guardatelo qua, guardate qua con chi avremo a che fare in questo gioco. Che cos'è un Bigfoot con le corna, vestito da Babbo Natale? Ma che cosa sei? Quale creatura tu saresti? Allora, play, vediamo un po'. Allora, come sempre, Ghost, Easy, Normal, Hard ed Impossible. E sarà già un problema in Easy, figurati. Allora, Krampus ovviamente non ci vede, ma noi chi se ne frega, noi vogliamo vederlo. Abbiamo eventualmente anche quattro pillole sparpagliate per la casa. Non capiamo che cosa facciano queste pillole, presumo, non lo so, per resuscitare, per curarci, possibile. Allora, grafica, qualità, mettiamo alta, cambia qualcosina nelle texture. Va bene così, andiamo in high, forza. Salve, chi è che rompe le cose? Ecco. Ok, un rumore mi ha svegliato. Mi sa che dobbiamo ricambiare la grafica. No, mi sa che 60 fps non li facciamo così. Fammi dare un'occhiata se effettivamente è una questione di qualità grafica oppure è proprio il gioco che è così. È proprio il gioco che è così. Allora niente, rimettiamola alta. Prospettiva molto lontana e comandi da fare schifo. Perché pretendo troppo io nella vita? Guardate qua che prospettiva orribile che abbiamo. Il letto sembra tipo di 200 metri. Ci facciamo domanda, va? Perché fate sti giochi così? Ancora non l'ho capito. Lo devo fare io un gioco. Adesso lo faccio io un horror. È possibile mai che... Ma dico. Vabbè, andiamo avanti. Allora, watch out. Non ti fare vedere al nemico. È una parola. Hai detto proprio l'essenza della vita. Non ti fare vedere al nemico. Dov'è tra l'altro il nemico? Vedo l'albero di Natale. Allora, mamma quanta... Perché tutti i posti sono con le porte? Ce ne sono una marea di porte. Non è che me ne mettete 4 di porte. Sono 18.000 porte. Ragazzi, fatemi... sta leva del joystick non funziona. Fatemi sapere nei commenti se voi ci avete giocato e cosa c'è da fare. Perché non lo completeremo mai oggi. Manco se prego il signor Babbo Natale qua di lasciarmi in pace. Già saliamo. Salve, non salgo più. Mi sono incastrato. Sta leva del joystick non funziona. Quantomeno non ci uccide all'instant. Via, via. Mi proteggo dal tuo lettino. Non lo fare. Posso saltare. Complimenti per la tua mira. Ah, proprio non c'è possibilità di riprovare. Nel senso, ricominciamo da capo. Bello. Signor faccia di capra, che in questo caso ci sta tutto, devo dire, perché effettivamente somigli molto ad una capra, pure morta secondo me. Watch out, sì, ho capito, watch out, è un problema. Sta leva del joystick che fa schifo, posso? Sensibilità, proviamo, vediamo la sensibilità qua, aumentiamolo un po'. Magari così si gioca un po' meglio. No, non lo so, cassa, apriamo. Perché spero tanto nelle casse aperte? Perché mi faccio queste supposizioni per poi trovare... Attenzione, locked, tutto. In bagno? Avete fatto cacchina con una chiave nello stomaco? No? Mi sa di no. Qua? Che cos'è? Power Silk, il detersivo. Non ce ne frega niente, non dobbiamo fare i panni. Qua una pillola? Ho recuperato delle pillole, però che ci faccio con le pillole? Non lo so. Vabbè, scendiamo. Non so propriamente che cosa fare, come sempre. Come in tutti i giochi che provo per la prima volta. Ma scendiamo, va. A questo punto. Scendiamo. Me ne vado nell'albero di Natale. Me ne vado fuori dalla casa proprio. Via, più... più veloci della luce. Ma che cos'è? Una fregatura, sta cosa. Allora, dove sto andando? In cucina. Mi faccio un panino che ho fame. Guardo Netflix, no? Che fa? Mi frego sta bustina qua? No? Vabbè, allora non so che fare. Qua? Armadio per nascondermi? Manco questo ci avete messo. E dov'è il caprone? Dov'è il caprone? Eccolo il caprone, dov'è? Eppure veloce. Fridge? Perché c'hai i detersivi in mezzo a tutta la casa? Fammi capire. E tra l'altro perché hai delle porte che non portano a niente? Salve, fatto casino. Non so se sono stato io o è stato lui che ha rotto qualcosa.
Nel dubbio mi metto da questa parte. E pure una chiave, attenzione, dello scantinato. Non ci arriverò mai perché lui era qua. È qua lo scantinato? È chiusa poi, non è qua lo scantinato. Dov'è lo scantinato? Ora per trovare uno scantinato. Dove lo trovo uno scantinato? Attenzione perché qua non vorrei perdermi qualcosa. C'è qualcosa qua da recuperarci? Mi ha visto? Se la ridacchia. Che te la ridacchia a fare? Dov'è lo scantinato? Dove li posizionate gli scantinati generalmente? Mi sta seguendo? Dove posizionate generalmente gli scantinati? Non credo di sopra perché dobbiamo scendere. Che c'entra sopra? Quindi sotto. E allora è qua, grande così. Via che quello ci sta seguendo. Via che quello ci sta seguendo. Questo mi sa tanto di Mr. Meat, questo scantinato qua. Ma la chiave non ci voleva. Eccola. Mi sta seguendo. Via, apri. Ah, non è qua. Non si... Caprotto. Ah, era dell'altra porta. C'è una porta lì in fondo. Perché non l'ha aperta con la chiave in mano? Guarda qua. Guarda qua. Questo a me sembra uno scantinato. Avevo la chiave dello scantinato. Perché non me la apri? Che te? Che ti fa? Che ti prudono le mani? Non sai trovare il buco della serratura? Guarda come corre. Ma che cos'è? Perché tutti i nemici corrono? Io sono sempre venuto come una capazzoppa. Riproviamo un'ultima volta perché ho capito che non andremo da nessuna parte oggi. Allora, sempre calma e circospezione. Che in questo caso vanno a farsi friggere entrambi, perché anche se andate con calma e circospezione, il ramoscellone qua, il caprotto, vi uccide. Eventualmente qua ci sono delle pillole. Servono a ripristinare semplicemente la salute, quindi evitiamo di prenderle adesso. Giusto? Quando stiamo crepando le utilizziamo. Adesso la chiave è nuovamente da recuperare. Altre pillole qua. E nel camino non c'è un fico secco. Niente. Dobbiamo ritrovare quella chiave. Sei incastrato. Dai, scastrati. Vediamo di... Qua. Lo scantinato era qua. Perché io con una chiave in mano non sono riuscito ad entrare nello scantinato? Dov'era? Me lo sono perso. Da queste parti c'era lo scantinato. Da questa parte, allora. Era sotto le scale. Qua. Qua. Eccolo, di qua. Ma c'è da perdersi in questo gioco. Eccoci qua, perfetto. Scendiamo alla porta. Ah, allora questa è chiusa. Questa è aperta, non la usa la chiave dello scantinato. Non ci vuole una chiave nello scantinato. No? Facciamo qualcosa qua, allora. Questa porta è chiusa. Era chiusa pure prima. Ah, perché forse dobbiamo svuotare l'acqua. C'è troppa acqua, quindi la porta non si apre. Dobbiamo attivare la pompa. La pompa dove sarebbe? Adesso si trova in un'altra zona della casa. Perché non è che la possono mettere qua? Sarebbe troppo facile. Qua? Mi nascondo qua. Dove? Seguiamo i tubi allora. Non so che fa. Qua svuotiamo. C'è una valvola da queste. Qua, eccola qua. Eccola qua. Sta svuotando? A me sembra che ne stia spuntando ancora. Mi faccio una doccia, va, mi rinfresco le idee. C'è il tubo rotto. Niente. Io dovevo svuotarla l'acqua, non aggiungerla. Niente. Vabbè. Fai cadere acqua come se non ci fosse un domani. Che cosa vuoi che ti dica? Tanto mica la pago io. Ma c'è possibilità di ripararla eventualmente? Come? Siamo un idraulico? Vabbè, me ne vado, va, ho capito. È bello che se la ride. Se la ride. Io vado dove a sto punto? Scusa. Qua che c'è qua? Si apre. Security. E ci va dentro qualcosa. Ho capito, ma che cosa? Salve. Mi va... Scendi, scendi. Mi vado a nascondere lì. Dentro la casapanca. Veloce. Veloce. Dentro la casapanca. Via. Però mi ha visto. Nascondermi. Invece no. Finalmente l'ho scampata per una volta. E vattene via, su. Dai, non hai niente da fare. Vai a giocare a cornate con un toro. Che vuoi da me? Allora, sempre calma e circospezione. Adesso non mi farà più uscire da qua, sicuro. 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 Da sei? Niente, dobbiamo trovare un sacco di oggetti, ma non li troviamo. Dentro al frigo non c'è niente, non si apre. Qua...
Abbiamo visto, non porta niente. La bomba del gas, qua, fornello, niente. Ventilatore, niente. Questa è chiusa. Qua. Qua non c'è un figo secco, questi si aprono. Questi non si aprono. Qua c'è qualcosa, attenzione. Cos'è? Un pezzo degli scacchi, un pedone. Ma dove lo metto che le scacchiere non le ho trovate in giro? Il pedone mi fa trovare, ma dove lo infilo sto pedone? Forse un posto dove mettere sto pedone ce l'ho addosso al caprone. Però meglio non dirlo, va, lo metto qua. C'è qua. Lo metto qua. Esatto. Però? Premi. Però non è qua. Allora è lì nello scantinato. No. Non ho fatto rumore, sei stato tu. Sono stato io. Mi ha chiuso. Voglio provare almeno il pedone lì. Me lo fai provare, per favore. Per favore. Dillole. Non mi dà il tempo. Non mi dà il tempo di assumere sostanze stupefacenti. Via, via. C'è anche il telefono volendo. Salve, proprio da dietro il muro pure tu arrivi, che cos'è? Vabbè, altro gioco in cui siamo morti malamente. Quindi ragazzi, fatemi sapere nei commenti se voi ci avete giocato e fatemi sapere che cosa c'è da fare. Quindi mi raccomando, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale se non siete iscritti, attivate la campanella. E per oggi è tutto, al prossimo video. Oggi siamo al sabato horror con Wake Up, perché sicuramente ci sarà qualcuno che mi aggredisce da dietro prima o poi. Allora, niente. Che cosa è stato?